bellissima formazione. Il maestro ha detto: i protagonisti sono loro, ne sono convinto anch'io ed è così. Però senza una abile direzione tutto non va per il verso giusto. Noi invece abbiamo anche la fortuna, oltre ad avere una banda musicale di queste dimensioni, abbiamo la fortuna di avere anche un direttore, un maestro della nostra banda che è Maurizio Virgilio. Io so che ne avete fatte tanti applausi al maestro, ma credetemi, io davvero l'anima di questa nostra associazione e non mi stancherò mai di dire che abbiamo avuto una felice intuizione quando io, Enzo Geno e tanti altri abbiamo scelto Maurizio. Ha detto giustamente Antonello, ha fatto bene a menzionare Enzo Geno, una bandiera della nostra associazione, ma anche Antonello è una bandierina, ma forse non ha anche lui di lunga militanza per la nostra associazione. Bandierina non perché ha militato meno degli altri, io per le sue ridotte di sopra. Voglio spezzare una lancia a mio favore, abbiamo detto. La bandierina sarà piccola, ma la sta ancora rigida. Quindi anche Antonello, come vedete, è una nostra bandiera. Facciamo tutto in casa, lui diciamo così graziosamente si cimenta così nella presentazione ogni anno del nostro concerto. Il nono concerto per noi è un punto di svolta, il nono concerto, perché? Vi spiego perché. Perché ricordate l'anno scorso siamo riusciti a far fare ai ragazzini un pezzo diretti dalla maestra Rosy Trapani, ricordo. E...